Ciao amici e ben trovati. Ringrazio MyFox che mi ha inviato questo device, che pensavo essere il solito umidigi. Ed invece passo indietro per quanto riguarda il processore, ma per il resto è meglio del suo predecessore. Io sono lo zio Pop DJ Ax e questa è la recensione dell'umidigi Z1 Pro. I can feel the night when I see the daylight. I should be alright when I see the night. La scatola ricorda molto da vicino quella dello Xiaomi Mi Mix e all'interno troviamo una sempre gradita custodia. Purtroppo sono assenti gli auricolari come da abitudine dei device cinesi. Lo Z1 Pro ha la scocca in metallo unibody, materiale che lo rende elegante e dalla sensazione premium. In alto e in basso sono presenti due bande nere in plastica per far posto alle antenne e sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Helio P20 octa-core da 2,3 GHz che insieme alla GPU ARM Mali T880 MP2 garantiscono allo smartphone buone prestazioni senza grossi impuntamenti o lag durante l'utilizzo delle app quotidiane oppure durante l'utilizzo dei giochi che girano piuttosto bene. Il tutto coadiuvato da 6 GB di RAM che non saturerete praticamente mai e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256. Sul tasto home è presente il sensore delle impronte, purtroppo lento, abbastanza preciso, ma lento. Sul lato destro troviamo il volume rocker e il tasto power. In basso speaker di sistema mono, porta USB Type-C e microfono. Altro lato carrellino per due nano SIM oppure una nano SIM ed una micro SD. In alto jack da 3,5 per le cuffie. Il display è un 5,5 pollici AMOLED Full HD. Un'unità che mi è piaciuta in questa fascia di prezzo e che solitamente non troviamo. Il software è basato su Android 7.0 Nougat ed è aggiornato ad agosto 2017, segno che umidigi tiene particolarmente a questo device. L'interfaccia purtroppo è la classica MediaTek, ma vi basterà installare Nova per far prendere nuova vita al device. Il device è perfettamente compatibile con le Google App, ha la banda 20 e a livello di ricezione Wi-Fi ed LTE l'ho trovato nella norma, come la pasta. Veniamo, amici, alla fotocamera. Z1 Pro è caratterizzato da una doppia fotocamera posteriore con due moduli, rispettivamente da 13 e 5 megapixel. La fotocamera anteriore invece è da 5 megapixel per selfie bimbo minchia bobazzi. In presenza di buona luce, come sempre su questi device cinesi, le foto sono discrete. Con poca luce sono piene di rumore e insufficienti. Inoltre la seconda fotocamera non serve a una mazza. Anche perché, come sappiamo, il MediaTek Helio P20 non supporta la doppia fotocamera. L'effetto bokeh è fatto via software e sfoca solamente la parte esterna dell'immagine. Insomma, umidigi si può fare meglio ed è un peccato perché è un device con un'autonomia così performante, complice una batteria da 4000 mAh, meriterebbe di fare belle foto con la vostra dolce e casta donzella. Vieni, prego, amore mio, vieni. Grazie. Comunque, amo, loro sono i miei genitori. Già si è presentato, non ti preoccupare. Per quanto riguarda le ore di display si arriva tranquillamente a 5 ore 30 e si superano anche senza nessun problema. Lo speaker mono è collocato in basso a destra ed offre un volume piuttosto alto che tende a distorcere un po'.
amici, concludendo. Umidigi Pro è un device che non mi è dispiaciuto. Devo dirvi la verità, mi è piaciuto di più di altri device che sono usciti borderless e che costano più o meno lo stesso. I pro sono il display, l'autonomia e un'ottima costruzione. Però questo device secondo me avrebbe meritato una fotocamera più performante ed un software più curato. Dalai, cosa ne pensi? Andiamo a mangiare. Vieni, hai detto sì. Stai sugo coi ricci. Non lo mangiare freddo, se no non ha senso. Amici, se il video vi è piaciuto, cliccate mi piace sotto al video. Questo ci consente di crescere e di mostrarvi recensioni sempre più accattivanti e quindi sempre più device da recensire. Se il video non vi è piaciuto e vi ha fatto defecare, meglio, perché come diceva mia nonna, se vuoi star san, caga sempre come un cane. Io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Iscrivetevi al canale Telegram ed al mercatino, mi raccomando. Pagina Facebook, cliccate mi piace. E il contenitore delle nostre vite, www.bobax.it. Io ora vi saluto. Come sempre vi magnetizzo e vi dico non entity. Heart energy.